Prego. Buonasera a tutti. Intanto mi manifesto la mia meraviglia circa tutta questa larga partecipazione. Questa, diciamo, conferenza stampa, per cui normalmente è aperta anche al pubblico, per cui non c'è nessun problema, l'abbiamo voluta io insieme all'assessore Fabiana proprio perché sui social in continuazione ci sono state tante di quei post, tantissimi di quei post, che credo che abbiano fatto più confusione che il resto, non hanno chiarito nulla. E allora che cosa è successo? Parlando con l'assessore abbiamo deciso di chiarire un po' qual è stato il ruolo dell'amministrazione in questa fase post campionato, nel senso post significa, cioè, dopo che è finito il campionato è iniziato tutto un tantam. Vinci lasciava, vinci non lanciava, per cui molto probabilmente c'erano delle trattative, per cui con la vecchia società, con eventuali nuovi pretendenti a subentrare alla vecchia società. Il ruolo del Comune di Manduria, a cui spesso veniva detto di scegliere l'uno o l'altro, questo non era possibile in nessun motivo. Il Comune di Manduria o il Sindaco di Manduria entra in gioco solo nel momento in cui c'è una gestione societaria che va dal Sindaco e presenta il titolo e quindi praticamente tocca a lui poi aprire le trattative. Noi invece siamo stati soltanto degli arbitri e vi comunico le date precise. Io intorno ai primi di giugno, credo di non sbagliare, il 10 di giugno ho incontrato Vinci. Chiaramente, siccome c'era tutto un discorso, lascia, non lascia, eccetera, per sapere quali erano le sue intenzioni. Anche perché, siccome ho avuto l'esperienza di avere il titolo nel 2021, chiaramente prima magari venivo interessato, quindi prima avveniva questa eventuale consegna, prima ci saremmo attivati come comune a dare una risposta e una soluzione. Per cui Vinci mi comunica che invece è in corso una trattativa e quindi mi fai sapere con chi eventualmente. E poi in effetti dopo due giorni, il 12 di giugno alle ore 8, io ho ricevuto insieme all'assessore, non mi ricordo, ma forse no, alle ore 8 ho ricevuto sia Vinci con una nuova cordata che era Greco, che conoscete tutti, che praticamente durante l'incontro, io arbitro, testimone se vogliamo, più che arbitro, perché l'arbitro un po' decide le partite, invece io testimone, per cui ci fu un contatto, una trattativa, Vinci da una parte e Greco dall'altra. Ci aggiornammo per il giorno successivo perché poi il pomeriggio serviva un po' ad approfondire eventuali come dire, accordi. Non c'è stato l'incontro il giorno successivo, che doveva essere l'11, no? Il 13, e ho chiamato non Greco perché non avevo il numero di Greco, ma un altro che accompagnava Greco per chiedere che cosa era avvenuto nel caso circa la trattativa del giorno prima del pomeriggio. Nulla, nel senso che non ci sono stati altri contatti, per cui niente, per noi salta la trattativa. Un altro incontro io l'ho avuto il 18 con Di Maggio qui presente. Cioè durante questi giorni, dal 13 al 18, non abbiamo avuto altri contatti. L'unica cosa che io avevo chiesto, diciamo, a Vinci e anche a Greco, che visto che era saltata la trattativa, quantomeno, siccome l'avevamo iniziata con la presenza del sindaco, forse sarebbe stato giusto rivedersi e dire è saltata la... Però è bastata una telefonata da parte mia. Poi
numerosi posti, ormai mi fanno lettere aperte al sindaco, mi fanno inviti, eccetera. Vedete, ve lo ripeto, esiste il protocollo del comune, quindi o arrivano al protocollo del comune e il sindaco risponde, o se, quindi eventualmente se non risponde si può dire non ha risposto, ma sul, io non leggo né i post su Facebook né a volte nemmeno i WhatsApp, per cui quando dovete scrivere al sindaco, che è un'istituzione, bisogna inviare al protocollo o alla mail personale del sindaco qualsiasi richiesta e chiarimento. Quindi non ci fu nessun incontro, diciamo che non tutti i giorni, ma chiamavo Vinci per dire scusa, perché siccome mi era giunta la notizia del 30 scadenza di iscrizione, cose, siccome quando fu all'epoca avevo il titolo in mano, chiaramente quella corsa me la ricordo con molto affanno, per cui non volevo rifare quella corsa, anche perché sa, dopo 3 anni uno pure diventa più anziano e allora magari lo affrontammo meglio, no assessore? E quindi, per cui, ecco, però poi sembra che non c'era questa cosa, comunque dico scusa, ma ci vediamo, c'è bisogno? No, c'è una trattativa fino a quando? Il 18 di giugno è venuto con Di Maggio, qui presente, l'attuale presidente, devo dire, al quale hanno detto noi abbiamo concluso l'accordo. Quindi Vinci passa la società, consegna la società con accordi tra di loro, che chiaramente io non conosco, hanno fatto tutto loro, e quindi è iniziata questa nuova esperienza. Luigi Manduria, presidente, come sapete tutti, Di Maggio, Fabio. Tutto questo. Questo è stato il ruolo del Comune di Manduria. Ho sentito dire che potevo intervenire o che potevo scegliere o potevo fare. La trattativa era, chiaramente, come in tutte le trattative, chi dispone della proprietà stabilisce a chi consegnare, o quantomeno decide di consegnare, di vendere, di consegnare, di regalare, qualsiasi cosa che uno ha in mente di fare a una persona che sceglie lui, il Comune di Manduria o il sindaco. Tanto martoriato, tanto coinvolto in tutto il mondo, in tutto quello che succede di brutto, soprattutto a Manduria, non è così. Esistono i ruoli nelle società democratiche, i ruoli. Quindi c'è stata una libera contrattazione tra la proprietà vecchia e la proprietà nuova. Questo, e mi fermo qui. È chiaro il ruolo del Comune fino a quando c'è stato il passaggio, quello che poteva fare, è chiarissimo questo. È. Il Comune di Manduria, il sindaco, non poteva decidere nulla, se non c'è un presidente, Vinci, che ha fatto le sue trattative, ha fatto i suoi incontri e ha deciso ha trovato nel presidente Di Maggio la persona che ha preso e ha accettato questa eredità, punto. Bene, per cui il sindaco coinvolgetelo, non lo dico a voi, ma in generale deve essere coinvolto quando effettivamente ha un ruolo che possa decidere, eccetera. Dopodiché questo è stato lo scopo del nostro incontro, soprattutto chiarire questa cosa, perché a me un po' meno, ma l'assessore può dire, posso e passo la parola, quanti WhatsApp e quante cose, lei ogni tanto, come va l'assessore? Oggi 10, oggi 15, per cui ora facciamo parlare così quantomeno. Bene, questo è quello che è successo fino a quando non è subentrata una nuova società, perché ormai agli atti ufficialmente è... la società oggi Manduria ha come presidente Di Maggio. Prego. Allora, sì, grazie sindaco, buonasera a tutti. Allora, come diceva il sindaco, sono stati giorni e settimane di trattative dove noi non potevamo fare assolutamente nulla se non cercare comunque di coordinare gli incontri per cercare di trovare una soluzione che fosse più vicina a tutti.
Sono arrivati una miriade di messaggi, come diceva anche il sindaco, da parte di tutti i tifosi, ma da parte della cittadinanza in generale, perché con noi comprendiamo che comunque c'è una forte tifoseria su Manduria e comprendiamo anche che comunque gli animi sono ancora molto più vivi dopo la vittoria di una Coppa Italia e soprattutto dopo il restyling dello stadio. Ed è proprio qui che voglio anche arrivare. Si è parlato di discriminazione tra una società e un'altra. Questa è un'altra cosa che noi non abbiamo assolutamente fatto e che non intendiamo assolutamente fare. Perché noi il 10 febbraio, come ricordate tutti, eravamo tutti allo stadio per inaugurare questo bellissimo e nuovissimo campo in erba sintetica. E subito dopo l'inaugurazione, subito dopo l'entusiasmo, abbiamo fatto un atto deliberativo che comunque ci spettava per concedere in maniera temporanea lo stadio sino al 30 giugno alla società. Naturalmente, come mai sapere che comunque dopo il 30 giugno ci sarebbe stata una nuova società? Quindi questo non lo potevamo mai sapere, anche perché, come dicevo, avevamo da poco tutti vinto la Coppa Italia, quindi c'era stata la Coppa Italia, c'era tanto entusiasmo, quindi questo non si sapeva. Quindi il fatto comunque di nuovo tariffario, non nuovo tariffario, era già tutto stabilito a febbraio con un atto deliberativo, dove si diceva che comunque lo stadio veniva concesso temporaneamente sino al 30 giugno e dopo il 30 giugno si sarebbe partiti con un nuovo tariffario e di conseguenza con un bando di concessione in gestione degli impianti sportivi, come ci siamo sempre detti. Quindi questo lo voglio mettere anche in chiaro, perché purtroppo, ecco, molte volte arrivano delle notizie sbagliate e quindi giustamente tutti voi ci chiedete e chiedete anche al sindaco. Quindi solo per chiarire questa cosa e confermare quanto ha detto il sindaco, sono stati giorni molto pieni dove comunque era difficile anche comunicare, perché lo sapete meglio di noi, quando c'è in atto comunque un incontro, soprattutto un incontro dove la città è molto interessata, molte volte diventa difficile, ecco, cioè si deve evitare di far passare diversi messaggi proprio per cercare comunque di mantenere, tra virgolette, la trattativa nel miglior modo possibile. Purtroppo, voglio dire, i messaggi, io capisco che comunque tutti voi eravate in ansia, capisco che comunque tutti voi eravate in apprensione, perché so che comunque diventa difficile, però noi più di quello che abbiamo fatto non potevamo proprio intervenire. C'è stato un giusto passaggio da un presidente a un altro, solo questo. Va bene, quindi questa è la cosa. Allora, l'unica cosa che cui mi sono permesso di dire al presidente nuovo è quello che Manduria, ma lo sapeva già, Manduria è molto legata ai colori bianco-verdi, io personalmente, ma tanti di noi, per cui e quello che occorre alla città fare bella figura, se vogliamo, nel senso che la città merita rispetto perché ha una tradizione calcistica molto antica e che quindi bisogna capire, sapere che è una eredità pesante, come anche chiedo a tutti noi il sostegno alla nuova società. Perché in base a quello che io leggo, mi riferiscono, cioè non è un buon viatico, perché sa, prendere un impegno per una società calcistica o Manduria significa impegnarsi, onorare, fare, organizzare, per cui chiunque di noi quando inizia una nuova avventura, una nuova esperienza, cerca di che le proprie risorse vengano impegnate per obiettivi importanti e per una gestione tranquilla e serena. Per cui tutto quello che ci siamo detti fino a ieri, o vi siete detti sui post, eccetera, rimuoviamoli e guardiamo al futuro cercando di svolgere ognuno i propri ruoli e rispettare i ruoli, quelli di tifosi, quello di società e il comune che, come diceva, chiaramente abbiamo un nuovo impianto che deve tener conto, ma non perché la politica lo decide, ma sono
i tecnici e quindi vediamo un po' come sempre venire incontro, ma comunque occorre rispettare delle regole precise perché è un immobile importante. Entriamo in una fase nuovissima perché fino a ieri tutti avevano le chiavi, oggi l'avrà soltanto il Comune di Manduria che aprirà e chiuderà attraverso un suo delegato. E quindi dico, sta cambiando, perché è cambiata un po' la nostra realtà. Quindi quello che io mi auguro e auguro a tutti noi è che possiamo ritornare allo stadio con lo stesso entusiasmo che abbiamo avuto durante tutti questi altri 2 anni che hanno portato un po' la Coppa Italia, che grazie al sacrificio di alcuni, voi sapete più di me, abbiamo risvegliato l'entusiasmo. Questo entusiasmo non lo dobbiamo perdere, la città di Manduria non merita questo, la città di Manduria sicuramente merita serenità che manca spesso per qualsiasi cosa buona, nel senso che è vero che, come dire, la realtà quotidiana, tutte le cose non possono essere assolutamente condivise al 100%, però ultimamente Manduria credo che stia assumendo posizione sempre del dire no a qualsiasi cosa e invece cerchiamo di analizzare, di verificare e prendere le cose dal lato positivo. La vita è fatta così, nelle proprie famiglie ci sono le cose buone e le cose brutte, però comunque uno è contento di vivere questa esperienza. Per cui il post, i Facebook, le cose, se dovete scrivere al sindaco c'è il protocollo, anzi vi ho detto la sindaco @comune.manduria.ta.it, quella è una mail consultata quotidianamente, per cui chiunque voglia scrivere, avere chiarimenti, scrive questa mail, oltre a quello del protocollo ufficiale, e avrà tutte le risposte. Non mi fate lettere aperte su Facebook, perché io Facebook non lo leggo, tranne qualche volta quando sono un po' sereno. Per cui dico, questa è la realtà delle cose. Per quanto riguarda lo stadio, sicuramente ci siederemo con l'UG Manduria, tenendo conto delle competizioni, delle esigenze, con le scuole calcio, con le giovanili, l'assessore com'è? Settore giovanile, in modo tale che coordineremo tra i due impianti come gestire e come far usufruire a tutte le nuove generazioni, a tutti coloro che vogliono fare il calcio, i due impianti. Per cui partiamo che oggi noi abbiamo un impianto, uno stadio all'altezza dei tempi e noi dobbiamo essere bravi a condividere e a utilizzarlo nel miglior modo possibile. Chiaramente, ripeto, lo dico per una questione, come dire, non che debba come dire, sostenere a qualcuno l'UG Manduria o meno, però è chiaro che l'UG Manduria è la squadra, la prima squadra, cercheremo di far coincidere non far coincidere, ma comunque di dare la possibilità di avere un calendario e un utilizzo dello stadio che sia consono a loro, ma nello stesso tempo anche alle scuole calcio, perché tutti, ecco, gli impianti sportivi, anche quello di Via Francavilla, sono stati realizzati con soldi della comunità. E quindi perché cosa? Per la promozione dello sport, che è educazione di tutte le generazioni. Penso che possiamo sciogliere le righe. Una domanda? Vabbè. Allora, che siano attinenti all'argomento chiarificatore. Prego, Presidente. Posso dire, Presidente? Buongiorno a tutti. Fondamentalmente mi presento, sono il dottor Di Maggio, Fabio Di Maggio, presidente, va benissimo, sono sempre Fabio. Cosa succede fondamentalmente? In realtà la problematica che noi riscontriamo tutti è esclusivamente il costo elevato della gestione della struttura.
manderemo una PECA al Comune con una proposta adeguata alle nostre capacità finanziarie. Quando parlo di capacità finanziarie parlo di una pianificazione effettuata in funzione alla parte debitoria che ha attualmente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Luigi Manduria, è proporzionale alle pianificazioni finanziarie che noi abbiamo fatto tra gli sponsor che già abbiamo, di cui io sono rappresentante delle aziende che porteranno gli sponsor, e quelli che reperiremo sul territorio. Quindi di conseguenza l'unica richiesta che si fa all'amministrazione comunale è di avere un canone di locazione sicuramente più elevato di quello attribuito alla vecchia gestione, ma non perché c'è una preferenza della vecchia gestione, come ha detto il sindaco, bensì perché abbiamo una rimodulazione dei costi. Quindi andremo a discutere quello che è il costo reale del campo in funzione al numero delle ore a noi attribuito, perché il campo ho appreso questa mattina che per quanto riguarda l'allenamento abbiamo bisogno di circa 6 ore giornaliere. Quindi se abbiamo bisogno di 6 ore giornaliere, lo utilizzeranno sia la mattina che il pomeriggio, esattamente. Se abbiamo bisogno di circa 6 ore giornaliere abbiamo un costo di circa 200 euro al giorno per l'utilizzo del campo. Quindi questo è per noi una spada di Damocle sulla gestione. Dal punto di vista di iscrizione alla FIGC, nel momento in cui sarà possibile, stiamo attendendo tra oggi e domani, se non erro, giusto segretario, la possibilità di iscrizione la faremo immediatamente, quindi non c'è rischio che l'iscrizione non sia effettuata. Quindi da questo punto di vista abbiamo già creato tutta la compagine sportiva, tutta la parte di gestione è già stata tutta strutturata. Realmente c'è soltanto una situazione totale, ostativa, che ricade su di noi dovuta alla vecchia gestione. Vabbè? E non parlo alla vecchia gestione soltanto per quanto concerne il presidente Vinci, io parlo di vecchia gestione di tutti i componenti della stessa, perché io credo che se quest'anno io sbaglio, sbagliamo come gruppo, non sbaglio come presidente. Vabbè? E spero di avere l'amministrazione comunale con noi. Noi abbiamo detto che ci siamo incontrati veramente. Vabbè. È chiaro che i costi di gestione o di utilizzo dello stadio devono rientrare in determinati indici che ce lo consentirà, per cui sicuramente non sarà il costo del campo, l'utilizzo del campo, è come dire, vincolante o determinante nella gestione della UG Manduria Sport. Quindi, anche perché, ripeto, adesso avremo le chiavi noi, apriremo e chiuderemo, poi andremo in consiglio comunale per l'atto di indirizzo per avviare la procedura di gara, dopodiché sarà un soggetto terzo che gestirà gli impianti sportivi, che sono Stadio Comunale Nino Di Mitri e il campo di Via Francavilla. Quindi penso che abbiamo... Sì, è utilizzabile, sarà utilizzabile. Scusate, se noi mettiamo a bando due campi, dovete avere fiducia che saranno utilizzati. No, perciò state tranquille, quindi possiamo... Insieme, sì. E beh, è chiaro, no? Perché così comunque sarà il terzo, comunque avrà due stadi. Ecco perché quando ci incontreremo con Scuole Calcio, UG Manduria, Don Bosco e quant'altro, al tavolo ci saranno due impianti e vedremo un po' come utilizzare o l'uno o l'altro in un certo modo, in modo da condividere e conciliare le esigenze di tutti. Perché abbiamo una generazione molto numerosa che praticano il calcio, non lo sport, il calcio in particolare oggi. Ci facciamo solo un augurio, che vi ricordiate appunto la corsa quando avete fatto voi la corsa. Cara signora, noi ci ricordiamo tutto. Perfetto. E di avere l'amministrazione che parla di Luigi Manduria, come ne ha parlato fino adesso, della sua squadra, di ricordarci sempre. Non credo che abbiamo mai... Avrete... No, se uno si dà l'augurio è perché fortunatamente dubita, però assicuro, io ho soltanto una parola, per cui dico, il problema è che questo incontro l'abbiamo avuto perché c'è troppo pur parlare nella città e quindi vediamo se smorziamo tutte queste opinioni, che ci devono essere, per carità, però che debbano determinare poi... Ecco, per cui dico, va bene. Quindi...
Noi, la pubblica amministrazione ha i suoi tempi, però chiaramente quello fino a dicembre non è un problema. Ragazzi, voi, cioè io a casa mia decido oggi per domani, la pubblica amministrazione ha i suoi tempi. Avete visto, avevo fatto un incontro un'ora con la dirigente e quella farà tutto, nel senso per cui... E vabbè, vedremo un po' come fare attraverso qualche cosa. Però ripeto, non è, cioè, se il campo non sarà aperto, ammettiamo, non è che diventa. Non vi preoccupate. Cioè, no! Scusate un attimo. Allora, sia chiaro. Scusate, e chiudo. Chiudo e possiamo andare via. La pubblica amministrazione ha un iter da seguire e se per il 22 noi non ce la facciamo, pazienza. A sto punto ve lo dico bello chiaro. Va bene. A casa mia io faccio quello che voglio. Allora, scusate un attimo, riprendo il discorso. Allora, questo incontro era soprattutto perché, per chiarire il ruolo della pubblica amministrazione. Oggi pomeriggio alle 12 mi sono incontrato con Luigi Manduria, con la presenza dell'avvocato Andriani e penso che siamo stati chiarissimi. Ora, questo atteggiamento populista, nel senso che siccome ci sono tante persone, no, ecco per cui dico, però il discorso è chiuso con questa comunicazione. Uno, il ruolo del comune. Due, che lo stadio sarà provvisoriamente gestito fino al 31 di dicembre dal comune direttamente e il comune cercherà attraverso una condivisione, quindi vedere un po' come far utilizzare lo stadio e successivamente avviare anche la gara per la gestione da terzi. Questi sono i passaggi. I tempi, chiaramente a casa mia io decido domani, dopodomani, per la pubblica amministrazione ci sono i passaggi, anche perché vedete, mo chiarisco un'altra storia. La politica dà l'indirizzo, scusatemi un attimo, la politica dà l'indirizzo, dice io voglio fare lo stadio, realizzare lo stadio, io voglio, scusate, ci sono i tecnici dell'ufficio che stabiliscono costi e ricavi, questi sono i ruoli, io mi voglio ancora soffermare su questa cosa fondamentale. Fondamentale, la politica non decide le tariffe, non decide nulla, decide invece di fare una gestione, di realizzare. E poi ci sono i tecnici hanno bisogno di fare dei calcoli, fanno così, vedono quella, la procedura che la pubblica amministrazione deve seguire e questo è un dato oggettivo, non dipende dalla volontà della politica. Sia chiaro? Benissimo. Allora, ripeto ancora. A casa mia io decido quello che voglio. La pubblica amministrazione ha dei passaggi da seguire. Punto. Questo è chiaro. Per cui se per il 22 ci sarà qualche problema, e lo condivideremo insieme, lo vivremo insieme. Questo. No. Bene. Bene.
meno.